Continuiamo il discorso sugli algoritmi di ordinamento. L'altra volta abbiamo visto l'exchange sort, adesso andremo ad analizzare il bubble sort. Questo algoritmo che cosa fa? Abbiamo una lista di valori che vogliamo ordinare, supponiamo di volerla ordinare sempre in senso crescente. Questo algoritmo in pratica che cosa fa? Confronta il primo elemento della lista con il secondo elemento della lista. Nel caso in cui i due valori non rispettano il criterio di ordinamento prefissato, vengono scambiati, altrimenti viene effettuato un confronto tra il secondo ed il terzo, e poi con il terzo con il quarto con il quinto, e così via. Applichiamo a questa sequenza, che era la stessa che abbiamo ordinato nel video precedente con l'exchange sort. Questo criterio, allora, abbiamo detto che vengono confrontati gli elementi adiacenti. Dal primo giro confronteremo il primo con il secondo, poiché il primo elemento è più grande del secondo, i due elementi verranno scambiati di posto. In rosso abbiamo evidenziato i due elementi da scambiare. Effettuato il primo scambio, la lista risulterà la seguente, questa che sta nella seconda riga. A questo punto noi andremo a confrontare il secondo elemento con il terzo. 14 è minore di 25, i due elementi non verranno scambiati. Il terzo verrà confrontato con il quarto, poiché 25 è maggiore di 19, effettueremo uno scambio tra questi due valori. A questo punto continueremo facendo i confronti tra elementi adiacenti, quindi il quarto con il quinto, 25 è minore e maggiore di 2, e quindi procederemo ad un ulteriore scambio di posizioni tra questi due elementi. A questo punto effettueremo il confronto tra gli ultimi due elementi, il quinto e il sesto, 25 e 39, sono nell'ordine giusto e abbiamo terminato il primo giro. Quello che è emerso è questo, che al termine del primo giro, nell'ultima posizione, avremo il valore più grande, cioè il valore troveremo il valore più grande nella posizione che gli compete. Da questo discende anche il nome di bubble sort, perché il valore più grande emerge come se fosse una bolla. Sistemato quindi al termine del primo giro, del primo ciclo di confronti, il valore più grande, procediamo sempre con lo stesso metodo, effettuando confronti e scambi tra elementi adiacenti di tutti i valori al di fuori dell'ultimo che ormai è stato sistemato. Quindi il 6 viene confrontato col 14, sono nell'ordine giusto, il 14 con il 19 sono nell'ordine giusto, il 19 col 2 e i due elementi, quindi il terzo con il quarto, devono essere scambiati di posizione. A questo punto, scambiato il 2 con il 19, si procede con i confronti tra 19 e 25, ordine giusto, ed è terminato il secondo ciclo, perché ricordiamo che il 39 era già stato posizionato correttamente al termine del primo giro. A questo punto il 25, quindi il secondo in ordine di grandezza, è posizionato nella sua posizione di competenza. Procediamo a questo punto con un terzo giro, che va dal primo al terzultimo elemento, nel nostro caso il quarto. Quindi viene confrontato il 6 con il 14, non viene effettuato nessuno scambio, il 14 col 2, e in questo caso dobbiamo effettuare uno scambio, quindi posizionare il 14 al posto del 2. I due elementi 2 e 14 sono stati scambiati, a questo punto il 14 viene confrontato col 19, posizione corretta. Anche la terza ripetizione del ciclo è terminata e abbiamo tre elementi posizionati correttamente, 19, 25 e 39 sicuramente perché abbiamo effettuato tre cicli. Poi ovviamente notiamo che anche il 14 è posizionato correttamente, ma di questo ce ne accorgeremo nel quarto ciclo. E già qua iniziamo a capire qualcosa di differenza con l'exchange sort, perché il 14, poiché è già posizionato correttamente, probabilmente effettueremo una ripetizione di ciclo in meno. Vediamo come evolve il procedimento fino ad arrivare poi all'ordinamento completo. Vediamo a seguire l'algoritmo. Primo col secondo, 6 confrontato col 2, effettuiamo uno scambio. A questo punto il 6 viene confrontato col 14, sono tutti nella posizione corretta, l'algoritmo è terminato e la nostra sequenza di valori è stata messa nell'ordine crescente così come desiderato.
diamo adesso uno sguardo a quelle che sono state il numero di operazioni che abbiamo dovuto effettuare e che vanno effettuate mediamente con questo tipo di algoritmo, cioè il numero di confronti e il numero di scambi. Allora, ragioniamo in questo modo. Abbiamo 6 valori, al primo ciclo abbiamo detto, al primo giro, vengono confrontati sempre le coppie adiacenti, primo con secondo, secondo con terzo, terzo con quarto, quarto con quinto, quinto con sesto. Quindi, 6 elementi, effettuiamo 5 confronti. Al termine del primo giro abbiamo posizionato un elemento e abbiamo effettuato 5 confronti. Il numero di scambi che possiamo effettuare lo valutiamo dopo. Secondo giro, poiché la lista adesso è di 4 elementi, in quanto uno è già nella posizione giusta, effettueremo altri 4 confronti ed eventualmente 4 scambi. Parliamo però solo dei confronti. 3 confronti al terzo giro, 2 al secondo e 1 al quarto, 2 al quarto e 1 al quinto giro. Questo è il caso peggiore. È il caso peggiore. Quanti scambi dobbiamo fare? Se praticamente per ogni confronto, ad ogni confronto corrisponde uno scambio, il numero degli scambi sarà uguale al numero dei confronti. Quindi dovremmo effettuare, sempre nel caso peggiore, 5 più 4 più 3 più 2 1 confronti ed altrettanti scambi. Generalizziamo ad un caso in cui abbiamo una lista di n più 1 elementi. La somma dei numeri sarà data, la somma dei confronti, sarà data dalla somma dei primi n numeri. Abbiamo visto prima che la somma dei primi n numeri è data da n più 1 per n mezzi. Cioè, in pratica, se dobbiamo sommare i primi 100 numeri, dovremo fare 101 per 100 diviso 2, quindi per 50. Questo è il numero dei confronti. Poiché abbiamo detto che, al caso peggiore, che per ogni confronto dobbiamo fare anche uno scambio, dovremo effettuare altrettanti scambi. Caso peggiore. Quindi in totale il numero di confronti più scambi, sempre nel caso peggiore, sarà il doppio di questa quantità. Basta quindi togliere il diviso 2 e otterremo n più 1 per n. Andiamo però ad analizzare il caso migliore. Il caso migliore qual è? È che la lista risulti già ordinata. Quindi, nel caso in cui è già ordinata, effettuiamo confronto primo, secondo, nessuno scambio, secondo, terzo, nessuno scambio, terzo, quarto, nessuno scambio, quarto, quinto, nessuno scambio, quinto, sesto, nessuno scambio, un unico giro. Se in un giro noi non effettuiamo scambi, allora vuol dire che è inutile proseguire con ulteriori confronti, ulteriori giri di confronto, perché la lista già è ordinata. Allora, nel momento in cui, effettuando un giro di confronti, un giro del nostro ciclo, e non troviamo elementi da scambiare, vuol dire che la lista è ordinata, e a questo punto l'algoritmo è terminato. Nel caso migliore, quindi, in cui la lista sia già ordinata, il numero di operazioni elementari, quindi scambi più confronti, sarà dato n, lista di n elementi, n più 1 elementi, numero di confronti, n, nessuno scambio. Best case, caso migliore, n confronti, 0 scambi, n confronti più 0 scambi. Quindi complessivamente avremo n operazioni elementari. Andiamo a fare un confronto tra i due algoritmi. Exchange sort, caso peggiore, n più 1 per n operazioni elementari. Best case, caso migliore, n più 1 per n mezzi, quindi la metà delle operazioni. Vuol dire che noi, passando da una situazione di lista completamente ordinata ad una lista completamente disordinata, quindi ordinata in maniera inversa, dovremo effettuare un numero che oscilla di operazioni che oscilla da un valore al doppio, al suo doppio. Bubble sort. Caso peggiore, il numero di operazioni elementari da effettuare è lo stesso dell'exchange sort. Quello che cambia molto è il caso migliore, saranno solo n operazioni. Prendiamo una lista di 20 elementi, quindi 20 sarà n più 1, lo ricordiamo. Exchange sort. Caso peggiore, 20 per 19, n più 1 per n operazioni elementari, quindi 20 per 19 saranno 380 tra scambi e confronti. Caso migliore,
20 la metà, 20 per 19 diviso 2, 190 e saranno solo confronti perché non effettueremo scambi. Bubble sort, caso peggiore, è la stessa situazione, 20 per 19, 380 tra scambi e confronti. Best case, caso migliore, soltanto 19 confronti. Quindi vuol dire che quando noi avremo una lista da ordinare, il numero di operazioni elementari tra scambi e confronti per exchange sort sarà tra 190 e 380 operazioni elementari, nel worst case tra 19 e 380. Quindi che cosa vuol dire? Che se abbiamo una lista di valori che è parzialmente ordinata, comunque che si allontana da quello che è il caso peggiore, il numero di operazioni sarà significativamente più basso utilizzando un algoritmo di tipo bubble sort.